vai da Gesù e ti darà ristoro. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio anche oggi e leggiamo il Vangelo che la liturgia oggi, che è il giorno di San Francesco, ci offre. Matteo 11, 25, 30. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me, dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Amen. Carissimi, in questo giorno molto particolare, vediamo come il Vangelo ci parla in un modo molto concreto. Ci sono alcune simbologie che Gesù utilizza che dobbiamo cogliere e fare nostre proprio oggi, nella situazione in cui siamo, nel stato d'animo che ci accompagna, forse un po' di ansia, un po' di depressione, stanchezza, quella c'è sempre, o fisica, o spirituale, o psichica, di solito sempre ci accompagna. Ma la parola di Dio è più forte. Ecco che Gesù ha detto: venite a me, voi che siete stanchi e oppressi. Oggi è un tempo speciale perché Gesù ci chiama. Ci chiama, ci fa riconoscere, come abbiamo ascoltato in questi giorni, che siamo come dei bambini, non siamo autosufficienti, abbiamo bisogno di Lui per trovare ristoro. Abbiamo bisogno di Lui per essere alleggeriti. E usa la simbologia del giogo, un attrezzo agricolo che si metteva agli animali per coltivare, arare i campi. E pensate che il giogo di per sé non è uno strumento positivo, ma è uno strumento più sul negativo, perché denota una sottomissione da parte di questi animali al lavoro che gli viene inflitto. Gesù utilizza il termine giogo, questa immagine. Come mai? Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro. Quindi ci dice: prendete il mio giogo sopra di voi. Prima dice: sei stanco, sei oppresso, sei sfinito, vieni da me che ti aiuterò. E poi mi dice, ci dice: prendi il mio giogo. Sembra una contraddizione. Come mai Gesù utilizza questa simbologia? In realtà ci sta facendo comprendere, quante volte noi diciamo di confessare Gesù, lo facciamo durante le celebrazioni, nelle nostre preghiere, nei battesimi, in tanti momenti di preghiera. Confessare Gesù come Signore nostro, professare che è il nostro Salvatore, cioè sottometterci al suo regno, alla sua regalità, alla sua signoria. Che cosa significa essere sottomesso alla signoria se non prendere il giogo di Gesù e caricarlo sopra di noi? È strano e forse non è comprensibile, ma Gesù ci dice: se tu prendi il mio giogo, sappi che invece di appesantirti, come farebbe il giogo vero, quello che si usa per gli animali, per le bestie, che noi saremmo chiaramente molto schiacciati, il giogo di Gesù invece ci solleva,
ci innalza, ci fa volare, è leggero, è dolce. Significa: sottomettiti oggi a Gesù, all'autorità di Gesù, alla signoria di Gesù, al suo regno. Offri la tua vita, offri le tue azioni, offri i tuoi pensieri, le tue decisioni e dille: Signore, io mi presento a te, io ti offro tutti i miei pesi, anzi te li scarico, te li do, te li lancio a te, perché ho fiducia che quando mi metto sotto il tuo giogo, tu mi liberi. Sottomettersi a Dio, sottomettersi a Gesù Cristo significa essere liberati. Il mondo dice: ma perché preghi? Ma perché devi andare in chiesa a fare quelle preghiere? È una schiavitù, è un'oppressione. In realtà è l'opposto. Stare con Gesù significa essere liberi, liberi davvero. Libero è colui che segue Gesù Cristo, perché Gesù Cristo purifica il tuo cuore, lo alleggerisce. Allora insieme a me fate questa professione di fede. Potete ripetere dopo di me: Signore Gesù, ti riconosco mio Signore e Salvatore. Ti offro la mia vita. È tua e la metto nelle tue mani. Voglio vivere nel tuo regno. Voglio essere sottomesso a te e alla tua volontà. Manda il tuo Spirito Santo nella mia vita e alleggerisci il mio cuore. Donami di trovare ristoro. Per questo io ti lodo e ti adoro con tutto il mio cuore, la mia mente e le mie forze. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ecco lo slogan di oggi. Vai da Gesù e ti darà ristoro. Gesù è il tuo ristoro, è la tua forza, nella misura in cui quindi lo abbracciamo e prendiamo il suo giogo su di noi, saremo risollevati. Che sia davvero questa la buona notizia, un'esperienza molto molto pratica da fare oggi. Se avete piacere di conoscere le attività, i nostri incontri del mese, eccoli qui come Koinonia Biella. Domenica 6 ottobre ci sarà il corso Rete di Pesca a Strona, dove insegneremo come evangelizzare attraverso la casa di preghiera. Domenica 13 ottobre faremo il pomeriggio di evangelizzazione Gesù Vive a Milano. Domenica 20 ottobre ci sarà la giornata di Koinonia a Torino. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre avremo l'incontro giovani di Shout Generation a Strona e infine domenica 27 ottobre ci sarà la giornata di Koinonia a Strona. Se volete partecipare, tutte le informazioni le potete prendere dal nostro sito web. Grazie per avermi accolto, un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della nostra comunità. Ci vediamo domani, ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.